Il progetto Ceilings è arrivato appunto ormai alla quarta edizione. Negli anni diciamo, abbiamo lavorato in tanti posti diversi della Calabria, abbiamo scoperto tanti posti diversi, tante persone diverse che si trovavano magari al di fuori di quello che è il concetto di arte contemporanea e in quel caso venivano messi a confronto e quello che era il nostro intento era abbattere un po' quella barriera tra la persona diciamo, che vive il paese e quella che è l'arte contemporanea. In questo caso particolare, lo scorso anno con la terza edizione di Ceilings, siamo stati già qui a San Floro con l'artista Francesca Pasquali che ha lavorato al Museo della Seta e ha realizzato quest'opera che è un labirinto fatto di tessuto. Quindi a partire da questo diciamo, si è creata questa rete, questa collaborazione nel tempo e quest'anno siamo ritornati qui a lavorare con il workshop Reinerva che diciamo è nato dal fatto che l'anno scorso, essendoci stato qui un brutto incendio qui a Catanzaro, che comunque ha colpito qui San Floro e le zone limitrofe, distruggendo purtroppo molto del verde che fa parte di questo posto, tra cui questo pino secolare, che diciamo qui era un po' una specie di simbolo. E quindi con il workshop Reinerva l'intento è stato quello di ridare nuova vita al legno di questo pino secolare. Abbiamo chiesto ai nostri studenti della scuola di scultura in particolare, che sono Michela Intrieri, Deborah Giovane, Gabriele Pirro e Ilaria Notaro, e a partire da questo insomma, pezzo di legno ognuno di loro ha portato un progetto che adesso è diventato un'opera ed è stato inserito in questo percorso che speriamo nel tempo si potrà allargare. Quello che ho voluto fare è stato un lavoro di rivalutazione del pino plurisecolare che comunque sorvegliava tutto l'intero Gelseto. Questo pino che è stato qui per 400 anni in silenzio non è morto perché comunque attraverso il mio lavoro è stato trasformato in una stella, in una tacita stella. Quindi continua in silenzio a sorvegliare, a custodire l'intero Gelseto. Non è più un legno vivo, non è più un albero che respira. Adesso è semplicemente materia lignea. Ma tuttavia comunque è qui sempre presente a custodire e a sorvegliare il Gelseto. L'opera che ho realizzato si intitola Insieme perché appunto vuole rappresentare questa comunità che si è vista bruciare questo pino ormai che era importante appunto per loro e per questo ho realizzato quest'opera che diciamo ha una forma, è nata da una ricerca di forme personale che era già iniziata da me. Quando è arrivato questo workshop allora ho iniziato a pensare a come apportare questa ricerca di forme realizzata a portarla appunto a questo pino per dargli nuova vita perché era questo l'intento del workshop appunto e quindi ho realizzato questa forma dove all'interno è traforata perché appunto all'interno si trovano questi fili di seta, appunto rappresentano ogni filo l'unione che aveva questa comunità con questo pino. Il lavoro si intitola Fili, prende un po' da quelli che sono i riti arborei che si tengono in Calabria, principalmente quelli dedicati al rito di Apollo, dove è abitudine in molte località della Calabria praticamente decorare gli alberi con dei fili di lana. Questi fili di lana vengono messi di solito nel periodo di Pasqua, comunque della primavera, e praticamente servono diciamo, a festeggiare, a ricordare quello che è la rinascita della natura in primavera. E diciamo che prendendo da questa tradizione, che comunque è molto diffusa in molti luoghi in Europa, ho praticamente decorato l'albero con dei fili, che in questo caso non sono di lana, ma sono di seta, in modo da legarmi a quello che è il territorio. La scultura che ho realizzato si intitola Flame. È la vita spenta del pino plurisecolare, ora rinato in un'opera d'arte. La scultura ritrae la sagoma di una fiamma stilizzata, le cui venature sono state risaltate da un cannello. Il legno carbonizzato diventa una metafora che riguarda il tragico evento accaduto e dunque l'energia delle fiamme adesso non fanno più paura, poiché si sono trasformate e sono diventate energia vitale del legno.
Durante l'anno i ragazzi sono cimentati appunto nel ideare, progettare, realizzare poi successivamente in un workshop qui direttamente sul posto appunto queste opere che sono il frutto poi fondamentalmente di una serie di riflessioni fatte su questo territorio, appunto sul territorio in generale. Creare altri simboli dopo che l'incendio l'aveva distrutto è un qualcosa di molto importante. Credo che fondamentalmente sia il concetto morale più che altro e anche tutto il lavoro che c'è dietro e l'esperienza appunto per i ragazzi sia stata la cosa più importante. Grazie di cuore a tutti i ragazzi docenti dell'Accademia di Cassino.